Cari amici di VBTV, ben ritrovati in questa vigilia di Natale per vedere insieme le partite del turno prenatalizio di Serie A, il numero 18, penultimo girone di andata, quindi in questa puntata numero 19, che prenderà in esame le partite disputate, quindi nel turno di venerdì 22 e sabato 23 dicembre, turno che ha visto ora ridursi la lotta a scudetto a un duello Napoli-Juventus dopo le sconfitte di Inter e Roma, appunto, che sono rimaste indietro. E così toccherà quindi a Partenopei e Bianconeri, 6 volte campioni d'Italia, tenere viva accesa la lotta per lo scudetto. Nel frattempo si è partiti venerdì 22, appunto, con i due anticipi. Nel primo, alle 18, il successo esterno del Bologna, un successo che profuma quindi l'inseguimento all'Europa per la squadra rossoblu di Donadoni, che era passato in vantaggio subito con Destro, Chievo, che poi aveva pareggiato con l'inglese prima di subire nuovamente il vantaggio d'opera di Verdi. Poi il 2-2 firmato da Cacciatore, ma lo stesso difensore ha commesso poi un errore fatale scivolando e dando via libera sempre allo stesso Destro per il gol del definitivo 3-2, che così consente al Bologna di staccare in classifica lo stesso Chievo e portarsi nel gruppetto a quota 24. Sempre poi nel pomeriggio, venerdì sera, c'è stato il successo della Fiorentina, versione verde, che si imposta per 1-0 a Cagliari, grazie a un gol a 10 minuti da termine segnato da Babacar, che ha consentito ai viola il sesto posto provvisorio, e il settimo posto provvisorio, quindi per la squadra di Pioli, tra l'altro, è la quarta partita senza subire gol, nonché una serie utile abbastanza lunga, credo che sia di 6 o 7 partite che non perde la squadra di Pioli. Cagliari, che dopo la trasferta con la Roma, perde un'altra partita nel finale, anche se non recupero stavolta, ma comunque la situazione di classifica è discreta, non certo buona, però non è ancora disperata. Passiamo poi alle partite di sabato, pardon, sono abituato alla domenica, credo che siano le seconde riflessioni di calcio domenicale dopo quella di Pasqua. Si è cominciato alle 12:30 con l'anticipo tra Lazio e Crotone, che i biancocelesti si sono imposti per 4-0, con gol tutti nella ripresa. Dopo lo 0-0 del primo tempo si è sbloccato Lukaku, poi è arrivato il 16° gol di Immobile, quindi è toccato a Lulic e a Felipe Anderson, quest'ultimo primo gol in campionato, arrotondare un po' la situazione e dare così un successo che consolida il quinto posto della Lazio e che lascia il Crotone in piena zona retrocessione dopo il successo sul Chievo, quindi un deciso passo indietro per Zenga, che pure era riuscito a resistere nel primo tempo. Ricordiamo che Zenga era squalificato, quindi c'era in panchina il suo vice, non so più chi, però vabbè, non cambiate lì la sostanza. Nelle partite pomeridiane invece spicca appunto il successo della capolista Napoli, che si imposta per 3-2 sulla Sampdoria,
Ricordiamo che le reti sono state firmate da Sampdoria a vantaggio per prima con una grande punizione di Ramirez. Poi il Napoli ha pareggiato quasi subito con Allan. Sampdoria poi di nuovo in vantaggio su un rigore trasformato da Alex Quagliarella, decimo gol per lui. Poi però un gran gol di Insigne, gol numero 6 credo, e di Hamsik, che così supera Maradona e diventa il miglior bomber della storia del Napoli, hanno consentito al Napoli, che poi è finito in 10 per l'espulsione di Mario Rui, di portare a termine quindi una partita vittoriosa e di lanciarsi verso il titolo di campione d'inverno che cercherà di ottenere sabato prossimo a Crotone. Sempre nel pomeriggio poi altre sfide comunque interessanti che hanno visto un altro poker, quello dell'Udinese che ha travolto nettamente il Verona, quindi quarta vittoria di fila per la squadra di Oddo. Decisivo Barak, autore di una doppietta. Scusate, a segno anche Lasagna. Ricordiamo che Barak è a segno per la terza gara di fila e Lasagna per la quarta. Poi va a segno anche lo svizzero Widmer, quest'ultimo al suo primo gol in campionato. Quindi per il Verona, dopo il Trisal Milan, una sconfitta davvero amara che lascia squadra al penultimo posto, ma tutti si sapeva che non si poteva sperare di più. Sfida salvezza, poi Amarassi vinta proprio nella finale dal Genoa con un rigore trasformato di Lapadula. Benevento che probabilmente non meritava l'ennesima sconfitta, ma purtroppo è arrivata. Quindi Genoa alla fine ha raccolto più di quanto non sperava da questa gara, proprio in estremis, quindi ha colto la prima vittoria interna, ancora non aveva vinto in casa la squadra di Ballardini, ecco. Ora l'unica squadra a non aver vinto tra le mura amiche resta il Benevento, ma ormai credo che sia un caso proprio disperato, la squadra di De Zerbi, che probabilmente chiuderà l'andata col peggior punteggio di sempre per quanto riguarda in Serie A. Può andare a 4 punti anche se ospiterà il Chievo. E quindi sarebbe sicuramente una Serie A praticamente contornata solo da record negativi. Sarà difficile cambiarlo, probabilmente ci sarà una rivoluzione anche nel mercato estivo, ma sarà duro. Ho sentito proprio notizie della squadra che avrebbe scartato persino De Ceglie, quindi poi vabbè, resta il pomeriggio il Torino che si fa rimontare 2 gol dalla Spal, ricordiamo che la doppietta di Iago Falque che aveva portato in vantaggio il Granata, poi la Spal reagisce con una punizione di Viviani con un rigore di Antenucci, esattamente come è successo col Verona nella precedente partita casalinga, la Spal rimonta 2 gol. Torino, che come è successo col Verona, si fa rimontare un doppio vantaggio, sicuramente per la squadra di Mihajlovic, dopo l'esaltante successo in casa della Roma in Coppa Italia, c'è stato un po' un contraccolpo che ha impedito alla squadra di trovare momentaneo settimo posto che era riuscito a conquistare dopo essersi trovata in vantaggio per 2-0 e quindi per la squadra assolutamente un passo falso che era evitabile perché comunque di passo falso alla fine di mezzo passo falso diciamo che si tratta un po' più di concentrazione avrebbe potuto portare a termine la partita. Invece la Spal riesce a agganciare il Crotone a quota 15, rimanendo aggrappato alla salvezza. Comunque alla fine è un punto che dà sicuramente fiducia, non è che il girone della Spal sia stato esaltante, però comunque è in corsa. Bene, vediamo poi cosa manca nelle partite pomeridiane.
credo che per quanto riguarda il pomeriggio abbiamo dato tutto. Vabbè, resta l'altra partita che non ho ancora menzionato, e cioè la sconfitta dell'Inter, la seconda di fila per la squadra di Spalletti, che perde 1-0 in casa del Sassuolo, a sua volta reduce la terza vittoria. Ha deciso Falcinelli nel primo tempo, l'Inter che poi sbaglia anche un rigore con Icardi nella ripresa, di confermare davvero il pomeriggio nero della squadra meneghina, che ora scende a 5 punti dalla vetta e a 4 dalla Juve, quindi pensare che era davanti in classifica solo 2 settimane fa, e per la squadra nerazzurra il mondo sembra essersi praticamente rovesciato. Vedere. Mentre per il Sassuolo sono 3 punti di salvezza molto molto importanti, questo qui, e quindi c'è a sperare che per l'Inter non inizi la parabola discendente come 2 stagioni fa, quando appunto una sconfitta invernale col Sassuolo iniziò il declino. Bene, poi alle 18 c'è stata la grande impresa, anche se ormai parlare di un'impresa successo sul Milan è ormai riduttivo adesso, dell'Atalanta, che si imposta per 2-0 appunto a San Siro con i rossoneri. Le reti sono state siglate da Cristante e da Ilicic, Atalanta che quindi aggancia Sampdoria ora a sesto posto a quota 27, staccando il Milan che resta nel gruppo a quota 24. La squadra di Gattuso fischiatissima a fine gara per un pari che assolutamente, per una sconfitta che assolutamente non è stata ben digerita, anche se ormai peggiore è stato il KO di Verona di domenica scorsa. Quindi, e per chiudere qui poi appunto posticipo serale, che ha visto la Juve imporsi per 1-0 sulla Roma, ha deciso un gol dell'ex Benatia dopo 18 minuti. Juve che poi ha fallito con Higuaín in occasione per il raddoppio, e poi ha sofferto nel finale quando Schick ha colpito una traversa e sfiorato decisamente il pareggio, nonostante un'altra traversa colpita da Pjanic. Comunque la Juve riesce a rimanere nella scia del Napoli e non subire gol per un'altra volta. Ora il campionato tornerà appunto. Sabato prossimo 30 ci sarà venerdì anticipo Crotone-Napoli, e poi sabato ci saranno nel pomeriggio vabbè, Atalanta-Cagliari, ci sarà poi vabbè, il Napoli come detto impegnato a Crotone, alle 18 ci sarà Inter-Lazio, e in serata di nuovo la Juve in campo in casa della penultima, il Verona. Partita quindi ancora alla portata, anche se da un po' di tempo la Juve non vince più a Verona, quindi non sarà alla fine, almeno per quanto riguarda i precedenti, una gara semplice. Vedremo. In settimana poi iniziano subito i quarti di finale di Coppa Italia. Ci sono 2 gare. Ci sono appunto la sera di Santo Stefano, Lazio Fiorentina, e poi ci sarà il delicatissimo derby milanese di mercoledì. Bene. Per le altre 2 partite poi bisogna aspettare la settimana successiva. Noi per quanto ci riguarda finisce qui questa puntata numero 19 della vigilia di Natale. Torneremo a questo punto nella giornata di San Silvestro per l'ultimo del girone di andata. Puntata numero 20, generale le nostre riflessioni. A questo punto noi la chiudiamo qui questa puntata, e un buon Natale a tutti, e a risentirci per le riflessioni a Santo Stefano, a San Silvestro, pardon. Ciao ciao e alla prossima.